greatest supply drop ever received in Italy. 24 plane loads. The delight of Pakistan. 1944. Sul ponte ferroviario di Ivrea, una cittadina a 50 km da Torino, proprio all'imbocco della Valle d'Aosta, passano treni carichi di siluri, cannoni, missili V2, materiale bellico prodotto dalle acciaierie di Cogne e destinato ai nazifascisti. Un bersaglio strategico che l'esercito alleato vuole distruggere per interrompere i rifornimenti di armi al nemico. Secondo gli alleati, però, c'è un solo modo per farlo: bombardare il ponte. Ma così facendo il centro della città corre un grave, anzi gravissimo, rischio. Il ponte è nel suo cuore, dove vivono migliaia di famiglie. Un pugno di partigiani si fa avanti con una proposta per risparmiare le vite dei civili. Sabotarlo, farlo esplodere, tranciarlo in due, di notte, con cariche di esplosivo. I due di loro si offrono per la missione. Si chiamano Alimiro e D'Artagnan. L'idea è da pazzi e non piace al comandante alleato. Il ponte è sorvegliato dalle sentinelle della decima MAS e alle 5 del mattino passa il primo treno per Aosta ed è carico di lavoratori. Questa è la storia di un sabotaggio che ha cambiato le sorti di una piccola città. Ma questa è anche la storia di due uomini appesi a un filo che rischiano tutto, per salvare tutti. Due uomini che si sono incontrati per caso durante i 20 mesi più assurdi della storia del nostro paese. Uno sapeva esattamente cosa voleva. L'altro, poco più che ventenne, diceva: voglio fare qualcosa. Odio la repressione, odio la guerra, voglio la libertà e la voglio per tutti. Cando di nero. Fa un cenno a D'Artagnan. Dicono che gli atti eroici rimangano nella storia, ma spesso la storia sbiadisce quelli compiuti dagli uomini comuni. È uno strano scherzo questo, perché l'Italia ha vinto il nazifascismo proprio per le persone comuni che diventavano straordinarie anche solo per un giorno, ma che in quel giorno cambiavano il nostro destino. Han visto il ponte, l'hanno visto cadere. Ivrea ha tremato e stanotte è Natale. Questo è un podcast di Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti. Si chiama D'Artagnan.